Michelle Hunziker dopo le accuse di razzismo. Tutti sbagliano. Tina Cipollari in studio Uomini e Donne. Cosa le è successo? Giulia De Lellis bellezza mozzafiato sui social. Il dettaglio che fa impazzire i fan. Fedez, il dolce incontro tra la nonna e la piccola Vittoria. La reazione di Leone non passa inosservata. Drusilla Gucci, rivelazione shock dopo l'isola. Ecco quanto sono arrivata a pesare. Buongiorno a tutti e bentornati al TG Pettegola. Doveva essere un semplice sketch, ma per Gerry Scotti e Michelle Hunziker si è rivelato un vero e proprio incubo. L'offesa alla comunità asiatica deve essere adesso riparata e a intervenire è stata proprio lei, Michelle, che in un messaggio in inglese ha pubblicamente chiesto scusa attraverso il suo profilo Instagram. Sono profondamente dispiaciuta, ha spiegato la bionda conduttrice, ricordando poi che si deve chiedere scusa anche quando si pensa di aver ragione, proprio come lei insegna sempre alle sue figlie. Mamma modello e conduttrice modello, non vi pare? Covid, malori in generale, forse un arresto con dei domiciliari. Ma perché Tina Cipollari non torna a Uomini e Donne? Il pubblico se lo chiede sempre più e chi di dovere non sta al momento dando alcuna risposta. Ora però stiamo forse per giungere al giorno fatidico. Sabato infatti si tornerà in studio per registrare delle nuove puntate e tutti aspettano solamente lei, l'opinionista più famosa d'Italia. Dita incrociate allora. Nuovo tatuaggio o vecchia opera d'arte? Torna alla ribalta Giulia De Lellis con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui rivela un tattoo molto particolare. Ci dice però tutti i dettagli il nostro inviato Maurizio Riccio. A te la parola, Maurizio. Ciao Francesca, grazie per avermi passato la linea. Giulia De Lellis ha recentemente posato per un nuovo brand pubblicando le foto su Instagram, che ovviamente non sono sfuggite ai suoi fan, che hanno notato anche un altro piccolo dettaglio. Quale? Il brand per cui ha posato? No. I costumi che lei ha utilizzato? No. Ma le sue chiappe? Ebbene sì, hanno notato tra le sue chiappe un tatuaggio a cui prima non avevano fatto molto caso. Non si sa se al momento è nuovo, ed è stata fatta in occasione di qualche evento particolare o se è già sulle sue chiappe da qualche tempo. Il tatuaggio in questione è un angelo e si sa, Giulia De Lellis è una vera e propria esperta di tendenze, che quest'estate in spiaggia ci saranno soltanto angeli? Staremo a vedere. Grazie mille Maurizio per il tuo contributo sempre prezioso. Momenti magici in casa Ferragnez, dove finalmente nonna Luciana ha conosciuto la piccola Vittoria. La foto ha subito fatto naturalmente il giro del web, ma chi era il vero protagonista? No, non Fedez, non Vittoria, non Chiara. Era lui, era Leone. Lo sguardo alla sorella è di quelli che parlano da soli. Di quelli che solamente gli eredi sanno fare per tutelare il loro futuro. Il sottotitolo? Ma che è tutta sta confidenza? Infine, un'ultima notizia molto dolorosa. Lunedì è uscita lei. L'hanno mandata via dall'isola, la nostra eroina, Drusy. 43 kg. Di tetro amore. Già, 43 kg. Tanto era arrivata a pesare la nostra Drusy, che adesso si concederà il meritato riposo, ma per noi rimane la nostra eroina. Con questa notizia chiudiamo il TG Pettegola. Grazie per averci seguito e al prossimo pettegolezzo.